Consigliere Bisoni. Grazie Presidente. Anch'io voglio iniziare con i ringraziamenti al Presidente, all'Ufficio di Presidenza e comunque a tutti coloro che hanno organizzato questa giornata, perché ci permette comunque di tornare a riflettere su un fenomeno molto importante e soprattutto mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno, ripeto, importante e aggiungo preoccupante. La violenza è sempre sbagliata. Questo lo dobbiamo dire forte e chiaro. E tanto più è sbagliata se viene praticata su soggetti deboli, quali possono essere i bambini o in questo caso stiamo parlando delle donne. La violenza va sempre denunciata, non bisogna mai avere timore di denunciare se, una violenza, se si è vittima di violenza o se si è testimoni di una violenza. Voglio dire velocemente due o tre cose per rispettare i tempi. Io sono un fautore in generale della prevenzione, del concetto di prevenzione. Questo lo applico sulle tematiche ambientali, sulle tematiche della salute, lo voglio applicare anche in questo caso. Non voglio essere frainteso, però credo che la violenza fatta da un uomo esprima sempre e comunque un problema interiore che quest'uomo ha. Allora occorre prevenire questi comportamenti violenti, intervenendo appunto, ad esempio, come si sta organizzando la Regione, con dei centri d'ascolto, e fa bene la Regione Marche, ha fatto bene con la delibera 1257 del 30 ottobre scorso, a promuovere il centro d'ascolto Voce proprio per gli uomini violenti. Non bisogna mai accettare la violenza. E dobbiamo invece educare al rispetto dell'altro. Ecco qui allora mi aggancio a qualcuno che già l'ha citato, il ruolo importantissimo che la scuola in questo caso può avere. Ma è anche importante che la Regione continui a finanziare progettualità su questo tema. L'impegno della Regione deve essere forte e anzi deve, secondo il mio punto di vista, anche aumentare nei prossimi anni. Concludo velocemente questo intervento ringraziando tutti coloro che mostrano sensibilità su questo importante tema, auspicando un maggiore impegno da parte di tutte le istituzioni, ciascuno per il proprio ruolo. Grazie. Grazie.